Direttore, la casa di cura Musume Sicega si è allocata in una bellissima zona verde dell'alto della città, no? non è dentro eh. una struttura comparsa con macchine o altre cose, ma qui siamo proprio in un, un garden. Eh, io sono contento che lei la pensa come me, perché eh, soprattutto oltre che il sito è ameno è piacevole, Soprattutto si trova in un posto facile da, da trovare perché siamo in Minadaria a circa 100 metri dallo svincolo di Gravina con la tangenziale di Catania. E poi nel mezzo esatto, a metà fra il territorio del comune di Santa Caterina e Battiati, che troviamo ad est, e il territorio del comune di Gravina, che troviamo a nord e ad ovest. Quindi, e poi a sud confiniamo con Catania, via Barriera del Bosco, via Galermo eccetera, eccetera. È facilmente raggiungibile, facilmente. e c'è anche la possibilità di parcheggiare bene? Esiste un parcheggio privato, eh, abbastanza capiente, e eh, anche le strade vicine per chi non vuole entrare nel parcheggio sono facili da, eh, da, da, da utilizzare come parcheggio. Quindi. Da questo punto di vista la clinica si trova in, in una posizione di assoluto privilegio. Quindi Si abbattono i tempi di attesa anche per la popolazione che arriva e chiaramente viene subito assistita? Ma eh, viene assistita anche in dipendenza del tipo di intervento di cui ha bisogno, subito e con i tempi medici subito. Non sono che arriva, lo prendono, lo portano al pronto soccorso, non esiste un pronto soccorso nella... Nella clinica. Io direi adesso di andare a parlare nello specifico di tutto quello che la clinica offre alla popolazione. A sua completa disposizione. Prego. prego. Prego, prego, accomodatevi. Siamo alla Casa di Cura Musumeci-Jegas del gruppo Samed di Catania e siamo qui con il professore Salvatore Sciacca, che è il direttore sanitario. Siamo in una struttura molto molto importante, tra l'altro grande polmone sanitario per la città di Catania e chiedo al professore Sciacca qual è il ruolo della struttura privata accreditata sul proprio sul territorio. Storicamente eh, la Casa di Cura eh, dovrebbe essere una casa in cui si svolge una, una cerca una salute d'elite. Eh, da sempre la casa di cura si è contrapposta eh, sempre alla sanità pubblica, perché la sanità pubblica eh, era una sanità a livello che si conduceva a livello leggermente più basso di quello della casa di cura privata in cui confluivano la maggior parte delle persone possedenti che pretendevano un trattamento e una, e una salute e una sanità di livello più elevato noi vogliamo eh, non vogliamo eh, né ci siamo mai contrapposti alla sanità pubblica noi ci siamo, abbiamo voluto sempre cercare un rapporto prediletto di nutrimento della nostra popolazione che è quella che eh, nutre e eh, che dà energia, denaro eh, e la capacità di esprimersi a questa nostra eh, casa di cura. Noi vogliamo completare il, tutto il lavoro, il servizio che già viene effettuato dalla sanità pubblica con una più raffinata, più eh, particolarmente specializzata facilitato intervento su certe eh, scienze che noi stiamo coltivando nella nostra clinica. Eh, professore, oggi è importante il rapporto con i medici di base che sono il fondamento sul territorio, come si comporta in questo la clinica? Eh, la clinica ha un rapporto ehm, diretto e costante con i medici di base sia della zona più direttamente interessata all'influsso della casa di cura, sia anche in altre parti della città. Noi ci poniamo come una struttura sanitaria in cui sono presenti degli specialisti che possono completare la diagnosi e l'anamnesi del medico di base, ma soprattutto come una struttura che eh, si completa l'anamnesi del medico di base e la diagnosi di base, di base con la diagnosi strutturale. Con le analisi, con le radiologie, con le TAC, con tutto quello che noi possiamo avere che il medico di base generalmente non ha. Importante così il rapporto con i medici di base perché loro hanno il polso della situazione sul territorio, ma è anche importante che la clinica abbia un buon rapporto e un collegamento con la struttura pubblica? Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Guardi, per dimostrarle fino a che punto questa clinica ha aderito a questa nuova forma di coinvolgimento della struttura pubblica con la struttura privata e dei medici di base, le racconto un fatto che è avvenuto solo da noi e che potrebbe diventare qualcosa di particolarmente importante per uno sviluppo futuro di collaborazione fra le varie componenti della sanità, sia pubblica che privata. E lei sa bene che eh, l'irruenza del Covid-19 eh, ha comportato grossi problemi nell'organizzazione delle strutture, sia pubbliche che private, e sia dei medici di base, che dovevano ottemperare a delle vaccinazioni che erano essenziali per la prevenzione delle malattie. Il problema qual era? Che la novità del vaccino ha comportato una paura eccessiva nella popolazione, per cui le persone non volevano vaccinarsi perché non sapevano a che cosa sarebbero andate incontro. Noi abbiamo capito questa esigenza e assieme a un folto gruppo di medici di base abbiamo aderito, eh, abbiamo formato una unità, un hub vaccinale all'interno della clinica e con l'evidente vantaggio di avere tutti gli strumenti possibili e immaginabili per poter tutelare eventualmente impedimenti che potevano sorgere durante la vaccinazione. Cioè le persone qua venivano a vaccinarsi con serenità perché sapevano che c'era il rianimatore presente, perché sapevano che c'era il carrello della rianimazione presente, perché sapevano che qualsiasi cosa poteva succedere alla fine potevano trovare le cure giuste. E questa è stata una sintesi che noi abbiamo voluto fare fra la sanità pubblica, i medici di base e le nostre esperienze. Io credo che ha dato frutti ottimi, noi non abbiamo chiesto denaro, non abbiamo chiesto niente, non abbiamo avuto bisogno di niente, abbiamo messo a disposizione quello che potevamo così come gli altri hanno messo a disposizione tutto quello che potevano. E abbiamo dato un servizio, credo, unico. Non vorrei, non vorrei eccedere nelle mie affermazioni perché non ho eh, esperienze da altre parti d'Italia, ma in Sicilia sicuramente. Oggi le case di cure non sono più cattedrali nel deserto, e si parla da tanti anni di fare sistema: il sistema che raggruppa ovviamente, eh, facendo una rete sia la struttura eh, privata che la struttura pubblica e soprattutto con eh, la digitalizzazione dei sistemi informatici eh, eh, la casa di cura e la struttura pubblica interagisce per portare avanti un discorso di informazione per il pubblico e quindi dare un eh, vantaggio nella eh, ricerca della notizia, della prenotazione del, degli esami, degli accertamenti senza eh, il discorso della massa che arriva. E certamente sì, è come così informalmente lei ha detto nell'intervallo dell'intervista dell che questa nuova collaborazione è nata soprattutto dall'esperienza che si è tratta nel trattamento del COVID. E uno degli interventi che noi abbiamo fatto col COVID è stato quello di mettere in una piattaforma nazionale tutto quello che si faceva per il COVID. In ogni istante il Ministero e l'Istituto Superiore della Sanità eh, sapevano esattamente chi era stato vaccinato da noi, chi era stato curato da noi, quello che si era fatto, come si era fatto e alla fine il decorso, come si era svolto il decorso della malattia. Tutto questo si è potuto fare proprio perché una informatizzazione ormai moderna e razionale ce l'ha consentito, altrimenti fossero stati altri tempi e non avremmo sicuramente potuto farlo. Resistema, quindi fare rete, vuol dire anche far conoscere al pubblico quali sono le branche specialistiche di eccellenza che una casa di cura può offrire. E, casa di cura Musumeci-Jegas cosa offre per il pubblico? Eh, guardi, eh, la casa di cura Musumeci eh, è una delle cliniche in cui Può essere individuato e determinato un piano terapeutico per alcune specialità. Lei sa bene che il piano terapeutico non è altro che una, una forma di, di super assistenza, assistenza estremamente specializzata per delle specialità che richiedono una cura particolare, una competenza particolare. Bene, la casa di cura Musumeci. E ha, ha ottenuto dalla regione la delega per le eh, cure terapeutiche di medicina generale, di pneumologia e di cardiologia. Chiunque può venire qua e ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione di farmaci, che altrimenti non potrebbero comprare in nessun'altra parte, non potrebbero assolutamente utilizzare. Questa è la dimostrazione. Eh, al di fuori di ogni parola, di ogni ragionamento, della, della valutazione che la sanità pubblica fa di questa clinica, perché non si va a dare, a mettere nelle mani di chi che sia eh, una cura che può costare migliaia e migliaia di euro, se si fa solo se si ritiene che in quella casa di cura, in quella struttura ci sono specialisti che possono gestire questo tipo di interventi. Poi eh, noi, da noi esiste, eh, esistono delle specialità veramente che sono eh, di eccezionale sviluppo, hanno ottenuto qui in questa cura un eccezionale sviluppo, per esempio l'urologia e soprattutto l'ortopedia soprattutto l'ortopedia eh, per, per l'utilizzazione per gli interventi all'anca e gli interventi al ginocchio. In questa clinica privata esiste un'unità operativa che in un anno, l'anno scorso, ha sostituito eh, 537 protesi fra ginocchio ed anca non esiste nessuna parte nessuna clinica privata e pochissime strutture pubbliche che hanno una, un, un range di intervento così vario e così forte e così profondo come quello di questa clinica per queste specialità. In un momento, professore, del momento particolare, molto particolare in cui la popolazione adesso deve affrontare Tanti disagi a tutti i livelli, dal, dal post-COVID, all'energia elettrica, a tutte le varie situazioni che riguardano la propria vita. Eh, la clinica offre tutti questi servizi che abbiamo visto e sono moltissimi. Ma eh, da, per dare un conforto alla gente, dobbiamo anche dire che questi servizi sono strutturati a livello economico, cioè nel senso che siamo davanti a una convenzione. Assolutamente, e penso di averlo. Eh, espresso forse non direttamente durante la nostra conversazione, ma è chiaro che tutti questi servizi sono tutti servizi convenzionati, cioè si viene qua con la ricetta per ricevere il servizio pagando solamente il ticket che si paga in ospedale, è nient'altro nient che questo, tranne eh, per, per, per gli interni che si operano, subiscono intervento, solo questo. Se si vogliono fare degli esami chimico-clinici, quello sono al di fuori della ricetta perché non c'è convenzionamento. Gli esterni, gli interni non pagano nemmeno quelli. È chiaro che questo se parliamo di interesse nostro a coltivare il nostro rapporto con la nostra popolazione, è chiaro che non possiamo pretendere di essere pagati per dei servizi che sono convenzionabili da tutti. Noi siamo convenzionati e facciamo il lavoro da convenzionati. Professore, chiudiamo facendo una summa di quello che ci siamo detti che può essere di interesse per la popolazione. Eh, abbiamo visto le eccellenze, abbiamo sentito di, di rapporto tra i medici di base e, e la, la, la casa di cura e un rapporto importantissimo con la struttura pubblica. Ma la Casa di Cura Musumeci offre anche dei servizi che sono utili per il territorio, per la popolazione, per decentrare tante difficoltà, tante situazioni, chiamiamole così, di, di, di disagio che possono subire. E continuando con il nostro escursus, eh, eh, la, la, la clinica, la Casa di Cura dà tanta importanza a queste unità operative che... E, con lo, e, e, e questa importanza viene dimostrata dal grosso impegno finanziario che ho dovuto utilizzare per l'acquisto di un robot, per esempio, perché questo credo che sia l'unico robot che ci sia nella Sicilia orientale utilizzato per l'ortopedia. Chi non lo sa, sa bene che l'utilizzazione del robot comporta un intervento. Preciso al 100%, al 100%, perché spostare un anca di qualche millimetro potrebbe significare qualche problema. Il robot non consente l'errore, e questo è messo a disposizione di tutti. E poi c'è da dire che in clinica operano dei, anche dei bravi chirurghi, dei bravissimi urologi, abbiamo un, una struttura di urologia. Di primissimo livello, eh, eh, abbiamo de anche dei servizi molto importanti. Un servizio molto importante che partirà col mese di novembre è quello dell'allergologia. Ma allergologia intesa non la banale allergologia, le piccole cose. L'allergologia intesa è, è, è utilizzata soprattutto per la valutazione del rapporto fra il paziente è un farmaco che non è stato mai utilizzato, che presuppone possa essere eh, motivo di allergie gravi, di shock anafilattici, e, per esempio la valutazione di anestetici, la valutazione di sostanze da contrasto, tutto questo che in provincia di Catania in atto non viene fatto da nessuno, noi abbiamo voluto attivarlo nella clinica Musumeci-Cecas eh, proprio per dare soprattutto per dare un servizio alla nostra popolazione al nostro substrato di nutrimento come lo chiamo io a tutto questo si aggiunge tutta la panoramica e tutto l'insieme dei servizi che sono indispensabili al funzionamento di queste unità operative di primo intervento come la, la, il laboratorio di analisi, e la radiologia, l'allegorologia la, di cui ho parlato e la cardiologia. E, stiamo attivando anche da noi tutta una serie di visite con ricetta, con ricetta che partirà da subito, anzi è già partita. E quindi siamo aperti per la radiologia, per le visite mediche, per le visite pneumologiche e per, 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 le, per, le, per le visite cardiologiche, non ancora per il laboratorio di analisi cliniche perché non, non, non esiste una convenzione con, lo, con, lo, con la regione siciliana. Per quanto riguarda il resto, è tutta una massa di attrezzature. E di medici selezionati, specialisti, che sono a disposizione con ricetta della popolazione che è interessata e che noi invitiamo a volere verificare direttamente quando ne hanno bisogno.